Mamma mia, ragazzi, una cosa, cioè, non, io non lo so se dal video rende, però scendi gli ultimi gradini, alzi lo sguardo. Alt, siete curiosi di sapere da cosa deriva tutto questo stupore, vero? State tranquilli che tra poco vi farò vedere per bene tutto. Ma prima di addentrarci in questo terzo video dedicato a Bali, facciamo un velocissimo recap delle puntate precedenti. Dunque, nei video passati vi ho raccontato di quanto sia bello Ubud, il centro spirituale dell'isola, e di come da lì si possano visitare meraviglie come il tempio di Lempuyang, il Tirthaganga, le risaie Tegalalang, la Monkey Forest e il tempio madre. Insomma, c'è tanta ciccia alla brace che potrete comodamente gustarvi per intero cliccando il link in alto a destra. Ma se fino ad ora la nostra esplorazione dell'isola si è concentrata più sulla parte storica e spirituale, oggi in questo nuovo video vi racconterò la parte più naturalistica dell'isola, e per farlo vi porto al cospetto di quella che secondo me è la cascata più bella di tutta Bali. Non so se dal video rende, però scendi gli ultimi gradini, alzi lo sguardo e ti ritrovi questo immenso getto d'acqua. Senza parole. Eh sì, ragazzi, la natura di Bali ti lascia letteralmente senza parole. E questo perché stiamo parlando di un ecosistema diversificato ed estremamente rigoglioso, un mix perfetto di vegetazione tropicale. Ed è proprio in questa vegetazione che continuiamo il nostro viaggio, spostandoci da cascata a cascata. E qui ci troviamo nella più modesta, ma pur sempre affascinante, Leke Leke. Continuiamo il nostro viaggio tra la natura di Bali. Se nel primo video vi ho raccontato le risaie più turistiche, quelle Tegalalang, adesso è arrivato il momento di raccontarvi quelle più autentiche, e per farlo ci dobbiamo spostare a nord di Ubud, nelle risaie Jadilui. Dichiarate patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO nel 2012, queste risaie sono famose, oltre che per la loro bellezza, anche per aver mantenuto il sistema di irrigazione tradizionale chiamato Subak. Infatti questo sistema nasce nel XIX secolo e consiste nel deviare il corso dell'acqua di laghi vulcanici e di fiumi attraverso canali, indirizzandoli verso le risaie, così da permettere la giusta irrigazione di queste immense distese.